Buongiorno. Mi ha portato il cornettino. Aspettate che apro, che è buio. Comunque sono le 8 meno 20. È brutto oggi, guardate. Poteva pure freddo. È nero, mamma mia. Fa freddo. Tutte le finestre aperte non si vede nulla. Conci, Franci, Ernestina. Tu. Già il braccio mi fa male. E ancora devo iniziare. Però oggi è domenica, col cornetto ci sta.
messo il cacao. Allora, vediamo se c'è la forma. Sta arrivando la pioggia comunque. Allora, oggi è domenica, quindi buongiorno e buona domenica. Ho fatto una bellissima colazione con cappuccino e il cornetto che mi ha fatto trovare sul tavolo mio marito. Niente, ho dormito poco. Mannaggia la miseria, pure la domenica qua. Erano le 7:30 che mi sono svegliata. Ma io non è che dico che voglio dormire fino alle 11, ma pure alle 8, 8 e mezzo. No. Allora, se andate a dormire tardi, cioè io dico tardi, anche se per alcune che è abituata a fare più tardi, l'ora che sono andata io, che era alle 11 e mezza, diciamo che è presto. Non fate caso alla voce mia di prima mattina, ma ce l'ho molto grossa. Comunque, è proprio brutto il tempo. Arriverà qualche tempesta d'acqua oggi sicuro. Manco le montagne si vedono proprio. Tanta la nebbia che c'è scesa. Comunque, stavo dicendo. A nanna alle 11:30. Ok. Dormo. Luna, o luna è qualcosa, mi sveglia Anna, che ancora lei non è che stava col telefono, non è che dormiva, mi si è sciolta la treccia, me la rifai, va bene, 3 ore per aprire gli occhi, mi alzo, gli faccio la treccia. Alle 2:30 Samuele nel letto con me. Sa che c'è? E si toccava la pancia. Devi andare al bagno, ti fa male la pancia? Sì. E allora ci alziamo e andiamo al bagno. Perfetto. Mi corico. Mi sveglio con le braccia addormentate, perché forse non so, ci sono stata di sopra. Comunque, faccio un massaggio per farmi sciogliere, far diluire il sangue, no? Non lo so. Alle 7:30 sento piangere Chiara. È scesa dalla culla ed è arrivata da me, convinta che voleva stare nel letto, no? Proprio mi ha fatto alzare. C'era il mostro, mi fa. Dico, come mostro? Tutti questi cartoni che si guardano, no? Poi alcune facce strampalate, poi se li sognano la notte, non è che sono più i cartoni belli come quando ci vedevamo noi. Il mostro. E niente, quindi, morale della favola, pure di domenica alle 7:30 già a terra. Però diciamo che oggi è domenica, quindi vedi. Relax, ma mi sono fatto il mio cappuccino,
Il braccio fa male. Sono mangiato il cornettino, ma là ce n'è un altro per Anna. E niente. Mi sono già lavata la faccia perché mi sentivo gli occhi come due pomodori. Comunque i pomodori non ne posso mangiare. Ci ho voluto proprio la sera che mi calmasse, sgonfiasse piano, piano piano e che mi calmasse un po' il dolore. Poi due fette ne ho mangiate. Non è che tu dici, te ne sei mangiato un piattone. Perché erano tre pomodori. Se ne sono mangiati Samuele, Anna, Chiara. E io giusto due che. E poi il sughetto col pane, perché io adoro il pane, se parlo nel sugo dell'insalata dei pomodori, lo adoro. E quello. Volevo dormire ancora. Perché beh, mi sento tipo stordita. Tra l'altro con la dose ancora. Ci aggiorniamo dopo. Veloce di tutta casa che ho appena finito di sistemare, di pulire, perché adesso sono le 10:10, ma come ben sapete questo ordine non durerà tantissimo, quindi voglio proprio filmare ogni angolo. Beh, non prendo la stanza perché ci stanno tutte e tre. Ecco qua, passato anche la scopa, spolverato, pulito il bagno. Qua, che bell'ordine, tutto bello pulito e sistemato. Bene, dici un quarto di domenica e ho già finito. Ora devo solo poi pensare a che cosa fare, però si è messo a, prima si era messo un pochettino a piovigginare, però Madonna, pulendo fa caldo. E nulla, mo devo vedere, pensare a cosa preparare, perché non ne ho la più pallida idea. Vabbè, ancora comunque sono le 10:15, c'è tempo. E niente, ci aggiorniamo dopo. Carburare.
pasta veloce e accontentiamo un po' tutti. Ci aggiorniamo dopo. Buona domenica pomeriggio, mi trovo qui in cucina, mi guardo qualche, ho visto qualche video, ho acceso un po' la TV, guardo un po' di TV. Non volevo che tu ti sentissi obbligata a farlo, solo perché tua fidanzata è più grande. Per favore, lascia sono fatte le 4:30. Mi è venuto proprio voglia di farmi un bel tè, questo qua, come lo faccio insieme alle mie amiche. Quindi lasciamo che tutti gli scorsi me li faccio lei, d'accordo? E poi ho promesso che ho preso giusto il video per mettere qualche altra clip, così poi lo posso concludere. E niente, quindi mi faccio un bel tè al limone. Andiamo. Alla fine comunque pioggia, ne ha fatta pochissima. Mamma, ma c'è pure un po' di sole. Uscire non sono uscita. È uscita solo Anna con il mio marito che si doveva comprare delle cose. Sono già arrivati. Ma Anna è riuscita di nuovo. Mio marito è andato a riempire le bottiglie dell'acqua. Io non sono uscita con i piccoli perché comunque domani rientreranno a scuola, quindi oggi pensando nel tempo, comunque prima era un po' bruttino, che mo' veramente un po' uscito, però gli evitiamo di fargli prendere sbalzi, sudano, meglio che si riguardano. Quando si può evitare è meglio. In compagnia del mio tè e ci aggiorniamo dopo. Allora, alla fine ho fatto la frittata più che altro per i piccoli e poi abbiamo mangiato, io mi sono finita i finocchi e poi del tonnestato, la roba così in frescola e nulla, ma mi tocca lavare tutto quello che abbiamo sporcato. E nulla, io vi mando un bacio, concludo qua questo video perché comunque ormai è un bel punto, poi ci stanno i bimbi che giocano e non si capisce nulla e quindi ci vediamo, una buona domenica sera a tutti voi e ci vediamo domani che è lunedì e poi con un prossimo video. Ciao!